Anthony, sono magro o magra, ma non riesco a vedere gli scacchetti addominali. I miei addominali, il mio six pack non è evidente. Perché? Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Anthony, il personal trainer online. Oggi vi andrò a spiegare le due cause principali per cui tanti soggetti magri, o almeno a prima vista magri, non riescono ad evidenziare il cosiddetto addominale, il cosiddetto six pack. Allora, come vi dicevo, le cause principali sono due. La prima è che molto probabilmente, anche se comunque ho la pancia piatta, sembro magro, sono magro, probabilmente la mia percentuale di massa grassa non è abbastanza bassa da far uscire fuori gli addominali. Probabilmente la mia plica cutanea in questa zona non è abbastanza sottile da far evidenziare gli addominali. Che cos'è la plica cutanea? Provate a prendere la pelle della mano, dell'avambraccio e del braccio. Notate che lo spessore tra un dito e l'altro, lo spessore della pelle è diverso. Qui può essere di 2 mm, qui può essere di 3 mm, qui di 4. Però il discorso qual è? È che se io ho soltanto 1-2 mm di pelle e questa plica ce l'ho sull'addome, praticamente i miei addominali sono visibili. Quando la pelle è più spessa sull'addome, perché sotto c'è il grasso, sicuramente se ho una plica di 15-20 mm non vedrò mai i miei addominali scolpiti. Quindi la cosa su cui ci dobbiamo focalizzare è questa plica cutanea, quindi sulla percentuale di massa grassa. Come si fa a calare la percentuale di massa grassa? Dieta e allenamento, ma non allenamento solo degli addominali, allenamento chiaramente di tutto il corpo. Un altro problema è quando mi dicono: Anthony, quella persona ha una percentuale di massa grassa più della mia, ma gli addominali evidenti. Perché? Perché probabilmente le sue, ve lo faccio vedere così, ve lo ingrandisco, ecco così, le sue iscrizioni tendine, queste righine bianche di tendine che dividono gli scacchetti, che dividono il retto addominale, sono probabilmente più profonde. Guardate, questo è un retto addominale, di qua ne è un altro, sono i due retti addominali, in mezzo la linea alba, che è anche essa una iscrizione tendinea. Quando queste iscrizioni sono più profonde, ecco, quando sono più profonde, praticamente gli addominali, anche se hanno percentuale di massa grassa e una plica cutanea più spessa, si noteranno lo stesso. Se invece però ho una plica cutanea sottile, ma comunque i miei addominali non sono evidenti, probabilmente avrò delle iscrizioni tendinee più superficiali, quindi il mio addominale sembrerà piatto. Cosa si è notato? Che su questi soggetti l'allenamento che funziona, che è più funzionale per far uscire fuori il six pack, è un allenamento di forza con dei pesi. Cioè devo allenare i miei addominali con serie corte e non serie infinite di crunch, però fatti con dei pesi, quindi 12, 15, massimo 20 ripetizioni, fatte con un manubrio, fatte con un bilanciere, fatte anche i cavi o fatte anche corpo libero, mi darà i risultati migliori. Chiaro, in quanto tempo li vedo? 2, 3 mesi, 4 mesi, però mi raccomando, dieta, allenamento e 3 volte a settimana almeno questo tipo di allenamento mirato sull'addome, e allora sì che si vedranno meglio i vostri addominali. Però vi ricordo sempre ragazzi, prendete gli addominali come una parte del corpo che ci serve innanzitutto per la postura e per essere più efficienti negli altri esercizi che chiaramente andranno a allenare tutto il corpo. Ma se volete far uscire questi benedetti addominali, ricordatevi sempre che la cosa principale su cui ci dobbiamo focalizzare non sono gli esercizi per addominali, ma gli esercizi per la bocca, cioè la nostra alimentazione. Poi, se lo provate tutte, ma la mia plica cutanea è sottile, ma gli addominali non escono fuori, provate la tecnica che vi ho illustrato in questo video. Detto ciò, se vi sono piaciuti questi consigli, provateli, fatemi sapere nei commenti com'è andata. E se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi e condividete. Ci vediamo nel prossimo. Ah, una cosa importante, se volete chiaramente, come vi dico sempre, incominciare un percorso serio, senza stress, che vi porti risultati costanti, io sono informa.com. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.